Eccoci qui! Good vibes only! Benvenuti a casa mia! Solo buone vibrazioni. Good vibes only! Eh sì, perché durante la pandemia ho deciso di portarvi un po' di allegria. Lo vedete come sono colorata? Un po' di leggerezza ci vuole. Che ne dite voi? Vi farò vedere un esercizio, anzi due, per smorzare un pochino l'ansia e migliorare la respirazione. Perché Pronti? quando siamo in ansia, respiriamo con la respirazione toracico-costale, superficie, sopra. Quindi tendiamo ad alzare le spalle, a irrigidire il collo e questo fa il nostro respiro corto. Invece, quando il diaframma si abbassa e cominciamo a respirare una respirazione diaframmatico-addominale, i nostri polmoni si espandono al massimo e quindi può entrare tutta l'aria. Conseguente beneficio di tutti gli organi è una sensazione di serenità, di pace, di rilassatezza. Allora, poniamo le mani sotto le ascelle, sulle costole, ok? E respiriamo normalmente con il naso. Ecco che già si espande di più. 6, 7, si espande di più. 8, 9, 10. Perché succede questo? Perché noi andiamo a toccare una parte della nostra gabbia toracica che normalmente non tocchiamo. Non sto qua a spiegare, però troverete un sacco di spiegazioni su internet del perché i polmoni si espandono, il diaframma aumenta fa aumentare la capienza dei polmoni e ne beneficiano tutti gli organi del nostro essere perché arriva più ossigeno. Quindi se voi vi sentite in carenza di ossigeno, per l'ansietà, per qualunque motivo, perché avete il Covid, non state respirando bene, voi ponete semplicemente le mani qua, come se uno stesse così, no? Abbraccia, come si dice, conserte, così. Invece voi lo fate qua su, con i pollici chiusi, così. E vi appoggiate. Ovviamente la posizione fa sì che il peso delle braccia comprima leggermente la gabbia toracica. Questo fa sì che, ecco, automaticamente avvenga questo sospirone di sollievo. E questo ovviamente vi fa bene. Ora cosa fate? Secondo esercizio, dopo che abbiamo fatto questi 10 respiri così, giriamo la testa da un lato, diciamo a sinistra, e respiriamo. Facciamo 5 respiri. Durante questi 5 respiri, io immagino che l'occhio mio destro sia collegato con il diaframma, cioè immagino proprio questo collegamento. Il respiro. Ora giro la testa dall'altra parte e immagino l'occhio sinistro collegato al diaframma. Ripetiamo questo per 3 volte. Di nuovo la testa a sinistra. Occhio destro collegato col diaframma. Il diaframma ce lo possiamo immaginare più o meno qui, all'altezza dello stomaco. È una membrana che sta in questa posizione più o meno. Non voglio fare la scientifica, quindi se
seguite così in maniera molto elementare. Giro la testa dall'altra parte, altri 5. Immagino l'occhio sinistro collegato al diaframma. Sciogliamo le braccia perché ci si possono indolenzire in quella posizione. Vedete che sono vestita in maniera colorata, antidepressiva, perché anche questo in questo periodo serve. Non restate in pigiama, non restate a casa senza lavarvi, senza pettinarvi, senza prepararvi, truccarvi. Fate delle telefonate, delle video telefonate, così vedete le persone, ve le sentite più vicino e ci tenete anche di più al vostro aspetto, perché è molto importante, ok? Abbiamo fatto 2 volte, facciamo la terza. Vedete come scatta immediatamente un respiro più profondo? Semplice. Mi auguro che questo vi faccia bene. Poi magari carico altri semplici esercizi, ok? Vi saluto con questa ultima serie che è la quinta. 5 volte e 5 respiri per lato. Degli sbadiglioni, poi questo che è venuto a me. Benissimo, fa benissimo, ok? Ciao! E mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Daniela Parozzani Official, su Facebook, su Instagram e sul mio canale YouTube, ok? Sulla pagina di Facebook dovete solamente mettere un mi piace, invece su YouTube dovete iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. Così sarete avvisati quando caricherò un nuovo video. Poi scrivete nei commenti, fate domande e io vi risponderò con molto piacere e vi seguirò. H24. Ciao a tutti! Good vibes only! Solo buone vibrazioni, perché durante la pandemia ho deciso di portarvi un po' di allegria. Eh sì, vedete come sono colorata? Un po' di leggerezza ci vuole. Che ne dite voi?